Stia Alessandro sta conducendo 7 a 6 su Paolo Signorini, mentre l'altra quarto di finale 5 a 1 Pieggi su Antonini Marco. Quindi situazione di equilibrio tra Signorini e Stia sostanzialmente, mentre Pieggi Maurizio Lelaper conduce per 5 a 1 su Antonini Marco della Società Acqua Sparta di Terni. Ringraziamo Fabio Malatesta che si è preso l'impegno di comunicarci le variazioni, le novità dai campi di Prisciano. La penultima boccia disponibile per Alfonso Nanni, che riconquista il punto con questa giocata all'accosto. Decide di colpire la boccia del punto con la penultima boccia Giuliano Di Nicola, lo fa in maniera pulita, perfetta, ancora riprende il punto a terra Di Nicola. E ancora un'ottima boccia giocata all'accosto da Alfonso Nanni, riguadagna il punto a terra. Vediamo che sta valutando dalla posizione da assumere per effettuare la bocciata sulla boccia del punto. C'è una possibilità di carambola sul secondo punto. Colpisce, smezza la boccia, bravo, bravo, assolutamente ottima l'esecuzione per Di Nicola, colpisce la mezza boccia, una bocciata da manuale.